stand Motorola, ci troviamo in compagnia del Motorola Moto Lux, nuovo smartphone della Casalata. È un device pensato per un pubblico giovanile e verrà lanciato verso la fine di aprile. Il prezzo non è stato comunicato, ma Motorola afferma che sarà un prezzo abbastanza basso. Staremo a vedere. Intanto eccoci qui con il Moto Lux, lo facciamo vedere. Design con spessori di 9,8 mm, abbastanza carino. Qui nella parte frontale abbiamo uno schermo da 4 pollici con risoluzione 854x480, i soliti tasti Android, e qui è un LED di stato. Troviamo nel retro una fotocamera da 8 megapixel con flash LED. A bordo Android Gingerbread 2.3, non sappiamo se e quando sarà aggiornato a Ice Cream Sandwich. Comunque l'interfaccia è personalizzata, troviamo la classica Moto Blur. Unica cosa che è da sottolineare è la presenza del software Moto Switch UI, cioè un software che permette organizzare a maniera di widget, per esempio, tutte le applicazioni che noi usiamo più frequentemente. Qui vediamo per esempio Camera, Market, Calendar, Email, Google Talk. Sono tutte applicazioni che sono state usate di recente e che vengono visualizzate in modo che l'utente possa accedervi più rapidamente. Stessa cosa vale per i contatti. Abbiamo contatti che sono quelli che sono stati più usati più frequentemente e recentemente, vengono mostrati in primo piano all'utente. Moto Lux, che verrà abbinato o che potrà essere abbinato anche a degli auricolari Bluetooth. Non ne conosciamo il prezzo e non sappiamo se effettivamente arriveranno. Comunque qui sono esposti, ve li facciamo vedere. Mi sono scordato il processore, che è un Cortex A5 da 800 MHz, non un single core, non dovrebbe essere tutta questa potenza, ma comunque assicurare delle buone prestazioni. Vediamo se c'è, non c'è internet, non vi posso, non c'è connessione wifi, non vi posso far vedere niente. Bene, con questo è tutto dallo stand Motorola con il Moto Lux.